Storia e tradizioni non cambiano. Pellegrinaggio, porta santa, indulgenza, se no neppure sarebbe un giubileo, con domani primo atto apertura a San Pietro della Porta Santa, quella che a differenza delle altre, a giubileo non in corso, rimane rigorosamente chiusa per sottolineare appunto l'eccezionalità di un anno santo. Il varcare quella soglia, come domani farà per primo Francesco, evoca il passare dal peccato alla grazia che si compie associando a quel gesto confessione e comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa, e così si lucra la cosiddetta indulgenza, cioè, dice Francesco, il far genuina esperienza della misericordia di Dio che, secondo la dottrina della Chiesa in materia, condona al peccatore la pena temporale per i peccati già rimessi quanto alla colpa. Ecco perché al giubileo, fin dalla sua origine, 7 secoli fa e più, la tradizione associa il pellegrinaggio a Roma. E per i moderni pellegrini del terzo millennio c'è un apposito comodo sito internet www.im.va su cui registrarsi come singoli o a gruppi prima di partire, specie per partecipare ad uno dei grandi eventi giubilari. In prossimità di San Pietro troveranno un centro accoglienza pellegrini a loro disposizione e anche un percorso protetto lungo via della Conciliazione. Altre mete di pellegrinaggio a Roma sono tradizionalmente le altre 3 basiliche papali, e cioè Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e San Giovanni in Laterano. La recente novità, tuttavia, introdotta già da Wojtyła, è che l'indulgenza si può lucrare in ogni chiesa cattedrale del mondo o in altra chiesa o santuario designati dal vescovo del luogo, secondo la bolla che indisse l'ultimo giubileo del 2000. Anche là, ora, per volontà di Papa Bergoglio, i pellegrini troveranno un'apposita porta della misericordia, aperta però solo da domenica prossima, e non mancano disposizioni particolari per ammalati, ad esempio, o carcerati, che non possono compiere pellegrinaggio alcuno, perché il giubileo sia per tutti, come Francesco vuole, un toccare con mano la tenerezza di Dio.